non... Bentornati nel mio canale, o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio di The Villains, la rivincita dei perdenti. Ebbene, ragazzi, siamo al lunedì, ci attende un'intera settimana di dolce far niente con i nostri protagonisti e in ballo ci stanno questi due soggettoni, ovvero a rischio eliminazione abbiamo Yzma, eccovela qua, e Jafar. Dov'è? Ora, eccovelo qua. Questo primo giorno di gioco. Vi ricordo che in questo episodio io andrò a registrare il lunedì e il martedì simico. Ho installato anche la Wonderful anche qui per vedere se a livello amoroso magari scatta qualche preferenza, qualcosina in più. Ma l'essere malinconico per aver comunicato con i defunti, perché sì, vi ricordo che durante questa settimana i nostri appunto stanno qua nel dolce far niente per il momento. Io ho aspettato proprio perché volevo fare una cosa, ovvero ricordarvi che durante questa settimana qua, c'è il tavolo mistico, quindi ragazzi i nostri potranno comunicare con gli spiriti e lei, insomma, c'è chi l'ha fatto già nell'episodio precedente, non a tutti è piaciuto, devo dire la verità, e quindi staremo un po' a vedere come se la caveranno sto giro. Il raduno non è attivo, quindi santo cielo Malefica mi sta... No, è attivo il raduno, che cappero dico, è... Sì, sì, no, mi sembrava strano che mi avesse preso l'iniziativa, ragazzi. Ma che stiamo scherzando, figuriamoci, c'è chi è malato. Ma... Ah, sì, è vero, avevo messo a tutti e due. No, perché mi sembrava strano anche vedere Ade che riparava qualcosa. Cioè, Ade, tu stai riparando? Quando sei tu il primo che sfascia tutto? Ma complimenti! Ma questo è un evento a dir poco memorabile, ragazzi. Merita una foto. Voglio dire, Ade che ripara merita veramente una foto. Mistica. Che stiamo facendo? Naviga su internet. Come scassinare la serratura? Lui ancora è lì, ragazzi, che cerca, ma nulla di fatto, caro mio. Abbiamo Cusco. Vogliamo dare un nome anche a lui, dai. Ma che duchessa, se duchessa? No, se c'era Edgar al limite. No, no, no. Diciamo che lo chiama Aladdin. E lui sì, lui lo chiama Aladdin, ragazzi. Assolutamente sì. Al momento svegli abbiamo Edgar che sta passando l'aspirapolvere. Stai passando l'aspirapolvere, Edgar? Di tua iniziativa vai e mi dai una pulita a casa? Ok, ragazzi, sono rimasta in silenzio perché appena parlo... Ho notato che appena parla... In due, addirittura, regà, la combo! La combo! Ma questo... Ma se non è gioco di squadra questo, ragazzi, scusate, Ma che cos'è? Cioè, non c'è altro modo per definire il gioco di squadra. E Yzma, infatti, mi sembrava strano, ha lasciato perdere. Ridi di Grimilde? E se continui così, tesoro, fai la stessa fine di Grimilde. Ora, io sarò ben attenta a non farti fare la stessa fine, però... c'è un altro amichetto! Ah, hai capito bene, qui ce n'è un altro. Vabbè, ma tu a parte Cusco non hai nessuno. Al limite lui, dai, lui ha un altro rivale. Una polverone, ragazzi, è meraviglioso. È meraviglioso, no, lo chiamiamo genio. Oh, perfetto. Così bisogna fare. Qua, ragazzi, sta, cioè, praticamente... In teoria in questo tugurio sono in minimo in 5, voglio dire, più i sorci è un continuo. Che stai facendo? Naviga su internet. Come sopravvivere nel tugurio? Tesoro, ma non c'è veramente un... Non è che abbiano fatto un tutorial al riguardo, non lo so. Che te vuoi cercare? Non saprei, insomma... Vabbè, Edgar anche sta riparando. Bravo Edgar, tieni d'occhio Ade però, mi raccomando, perché Edgar... Lui è un attimo che si comporta bene e poi precipita nel baratro proprio. E fa precipitare anche voi nel baratro. Comunque, stavo dicendo, ragazzi, oltre alla... come cappero si dice? Oltre al tavolo, quello delle sedute spiritiche, porca pera, non mi veniva, mi veniva delle convocazioni spiritiche, pensate un po' come sto messa. Mi era stato consigliato anche di trovare una soluzione per il bowling, e ve lo ricordo perché insomma ci tengo a innanzitutto a ringraziare di nuovo chi mi aveva dato queste idee, e poi insomma a precisare appunto che non sono le mie, perché ci mancherebbe, ragazzi. Mi era stato detto: perché non lo metti sul tetto? In questo modo magari, no? Possono giocare. Quindi ragazzi, ho aspettato questo momento proprio per mettere in atto il piano. Ragazzi, potremmo permettere di fare una cosa, ovvero una mini sfida durante la settimana appunto di libertà. Ne ho collocate due perché? Perché vorrei tanto che ci fosse il gruppo dei masculi qui e il gruppo delle signorelle qui, e che giocassero, si sfidassero durante, nell'arco della settimana, proprio a bowling. Quindi vediamo un po' come andrà, ragazzi. Ora sono quasi le 4 del mattino, li lasciamo riposare ancora un po'. Questa che fa? Sopravvive bevendo? Cosa hai fatto? Hai fame, Yzma? Rifletti. Jafar, che addirittura si è cambiato d'abito, quindi vuol dire che ha proprio dormito. Che stai facendo? Jafar, il lutto non aiuterà a uscire da qui. Ti consiglio fortemente di, ecco, no? Di... insomma, trovare un'altra soluzione. Che state facendo? Chiacchiera con Jafar, fatemeli vedere, fermi tutti, che succede? Vedi Jafar, direi che dovresti iniziare a darti da fare, non mi piace proprio il modo in cui ti stai comportando qui nel tugurio. E lui, in che senso Yzma? Non capisco, parliamone. Io non sto facendo proprio niente, Yzma. Beh, il problema è proprio quello, sembri un calzino appena uscito dalla lavatrice ancora umido. Anzi, fradicio direi. Beh, questo posto è da pollice in giù. Cosa pensi che accada? Come farsi investire da un treno stando in un tugurio? Questo dovresti cercare quando fai le tue ricerche, perché sembra veramente come se ti avesse investito un treno, tesoro. Cerca di reagire. Ma la stanchezza che mi inonda, lo so, è una cosa terribile. Hai ragione ragazzi, io l'altra volta non l'ho precisato, ma l'ho chiamato Matiz per un mix fra Bizet e Matisse. Non l'ho specificato l'altra volta, ma ci tenevo perché, insomma, Matisse si scrive in un altro modo e Bizet si scrive ovviamente in un altro modo. Vederlo. Andiamo un attimo per gradi. Allora, io Edgar lo vedrei bene con Yzma. Io dico così, l'idea che mi sono fatta. Poi sono curiosa di sapere se voi la pensate o meno allo stesso modo. Quindi fatemi sapere con chi vedreste bene Edgar. Io seleziono soltanto i maschietti perché tanto ragazzi, cioè, parto da loro per fare queste... coppie, no? Fasulle magari, perché magari non si realizzerà mai la questione. Il nostro Gaston, Gaston ha un po' la puzza sotto al naso in un certo qual modo, quindi io lo vedrei bene con Crudelia, perché secondo me hanno entrambi un po' la puzza sotto al naso, ragazzi. Salve Crudelia, come va? Tutto bene? Che stai facendo? Colpisci? Ma perché devi colpirla? Ma che cavolo è accaduto? Ma ti prego! Santo cielo, vabbè, lasciamo stare, questa di nuovo in lutto, quindi sì, Gastonio lo vedrei bene, effettivamente. Jafar, ragazzi, Jafar anche, io vedrei bene con Crudelia, vi dico la verità. Perché comunque sono entrambi due personaggi un po' altezzosi, un po', no? Che si sentono un po' sto cappero, quindi io sì, ce li vedrei bene insieme. Per quanto riguarda Uncino, beh, affinità ragazzi marine, quindi Ursula... per ovvie ragioni, e invece Ade, ripeto, lo vedrei bene con Malefica. Però, ripeto, questa è una mia idea, sono idee, ragazzi, anche buttate un po' così. Fatemi sapere nei commenti, invece, voi... guardatela lei, come gli si appiccica, tesoro! Ma allora, almeno con una coppia, forse ci ho azzeccato. Sai, questo terribile mal di testa, vuoi una mano? Tesoro, ma quale consola per la morte? Ma perché a te te frega qualcosa? Vuoi spaventarla? Andiamo a vedere. La vedo parecchio energica, eh? Ragazzi, la vedo parecchio energica. Quando saranno effettivamente tutti svegli voglio fare questa sfida. Guarda Polly! Perché hai preso a schiaffi la mia piccolina? Ok, va bene tesoro, ma non c'è bisogno di reagire così. Riprendi Macedonia di frutta, caro mio. Lo so, tu ripensi ai tuoi rivali, lascia stare. Che nel frattempo qua che state facendo? Aggiunge la lavatrice, santo cielo ragazzi, io tremo davvero. Guarda il canale attuale, ma dove, oh? Ma dove? Ma non puoi entrare qua, bella de caso, a te piacerebbe, eh? Non si può far. Oh, Jafar, allora guarda, te non piace cucinare, quindi hai sicuramente bisogno di qualche dritta. Non lo so, non ti vedo pratico. Il taglio forse andrebbe fatto un pochino più sottile. Sì, non è il caso di aggiungere verdure, mi raccomando, è una macedonia. Non un mappazzone. E no, sappi che non potremo cucinare muffin perché non c'è il forno. Sì tesoro, abbiamo capito tutti. Guarda, dai e tregua a sto poveretto che sta cucinando. Poi la volta dopo tocca a te. Ragazzi, guardate, chiacchiera con Ursula. Ma ho parlato! E vanno a parlare con le dirette interessate, non ci credo! Ma Malefica, tu qui però mi rovini l'incanto. Guardate come si piazza accanto proprio a Ursula. Allora Ursula, come va? Tutto bene? Con chi state chiacchierando? Vediamo un po'. Ah, Crudelia sta chiacchierando con Ade. Tra l'altro Crudelia anche secondo me ha lanciato l'occhietto su Ade, eh. Vi dico la verità. Beh ragazzi, Ade è un bell'uomo, ma che gli vogliamo dire a Ade? Scusate, eh. Lei no, lei è entrato, lui se ne va. Vabbè, ma per il lutto. È il lutto tesoro. Il lutto stretto. Allora, facciamo una cosa. Dunque... ascoltatemi, donzelle e donzelli, facciamo così. Potrebbe essere arrivato il momento di recarsi qua. E ora non mi accade. Oh, le ragazze si sono lanciate subito. Santo cielo, state calme. Invita a giocare a bowling. No, 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 non da 10. Fermi tutti, qua già mi fate impazzire. 5 frame, abbiamo detto, contro Gaston, Uncino e Ade. Ursula, ragazzi, si è lanciata immediatamente. Subito proprio, no? Dai, vogliamo fare una sfidozza, Ursula, ti prego. Ursula, non hai capito lo scopo, tesoro. Ursula, reimpostiamo Ursula, che raga è l'unica. Invita a giocare a bowling, sempre per 5 frame, Crudelia e Malefica. Oh... Qui come va? Ma state solo chiacchierando o state facendo qualcosa? Ma guardate, se vinciamo noi, alla termine di queste 2 giornate, io proporrei del sano cibo spazzatura, che dite? Non ne sono proprio 2 qualità che vanno... Cioè, le signore sono già in vantaggio, regà. Già in 2 qua hanno sviluppato l'abilità. Voi non state facendo un ciurlo di nulla, oh! Sì, si perdono in chiama. Ma sì, diamo un po' di vantaggio alle donzelle. Per noi sarà un gioco da ragazzi. Va bene, ok. Nota. Beh, sì, di sto passo, tesoro, effettivamente. Dai, poi potete farcela. Fatemi vedere se Yzma... Oh, ha mangiato. Brava Yzma, tesoro. Brava. I panni, ragazzi, però glieli faccio vendere perché non è colpa loro se non hanno una lavatrice. Quindi, poverini, almeno quelli, dai, glieli elimino. Ok. Yzma, come sta andando, bella mia? Questa lo metto via, eh. Tanto avete mangiato, perché sennò qui tu ti nutri proprio di acqua. Lui deve andare in bagno. Vabbè, l'importante è che abbiate mangiato e posso stare più serena. Questi ancora non stanno facendo un po' di niente. Le signore... Oh, mamma santa! Tesoro, stai bene? Ma guarda, secondo me vinceremo noi, Malefica, figurati. Sono degli inetti degli incapaci, va bene, ok. Devi andare in bagno però, tesoro, eh. Quindi magari poi, dai, facciamo recuperare un po' di terreno ai mascoli, perché dovrete fare pausa bagno. Olè, raggiunto il livello 2 di bowling. Vai così, guardatela lei, come se la tira, ragazzi, mi fanno morire. Ma dai, e ha lasciato su soltanto un birillozzo, brava! Non hanno proprio speranze, ma non ci hanno visto. Li lasceremo come statue, fidati. Dici, eh? Sì, tesoro, dice, adotta un gatto, ma tu non ci devi, guarda, ma nemmeno lo devi guardare da lontano, un gatto. Oh, Gaston ha capito che il modo migliore per affrontare la sfida è effettivamente partecipare. Quindi Gaston, un tiro proprio così. Ma hai fatto... Ma cappero Gaston, complimenti! Mi hai fatto strike così? Ma io me la cavo, eh. Sarà una guerra. Stiamo lasciando loro un po' di vantaggio, ma con le nostre capacità, guardate, già mi gira la testa solo a pensarci. No, è perché ti sei beccato il malanno. Ma sì, Gaston è fortissimo e anche noi non siamo da meno, vedrai che... Le signore si pentiranno di averci sfidato. Bastate con queste battute. A me piacciono. Ok, va bene. Smettetela. Smettetela. Intanto fatemi vedere qua, Yzma. Che stai facendo, tesoro? Io? Che stai facendo? Ma no, tu cerchi sempre di evadere, Cocco. Ma non hai capito che non è così che funziona? Vabbè. Fatemi vedere che hai fatto tu. Era fasullo il tiro. Ma l'hai acquisita così? No, ecco, ok, fammi vedere, vai. Vai Ade, ma guardate, ora vi mostro io come si fa. Del resto sono un dio, non devo neanche guardare. Beh, oddio, forse se guardavi prendevi anche gli altri quattro, però va bene, complimenti. Qua, donzelle, anche a voi è partita la chiacchiera folle, vedo non state combinando più un tubo qua, In questo modo potranno fare tutto, certo, tranne lavarsi, ma oh, quanti cavoli che volete, ma non è che davvero... Però potranno dormire, potranno andare in bagno e potranno mangiare qualcosa. Questa è la sistemazione ufficiale proprio per impedir loro di fare su e giù, su e giù, su e giù con la scaletta. Bisogna, ragazzi, inventarsele tutte. Qua invece... santo cielo, qua questo posto inizia a fare veramente schifo. Tra l'altro, poveracci, non è nemmeno colpa loro. Questi, dai, li elimino io, Yzma, tanto per cambiare. Avete anche ragione, se qui non c'è un secchio, però voi come buttate la roba? La polvere è un conto, per carità. Oh, la nostra sta ripulendo. Vai, Yzma, datti da fare. No, era una finta. Yzma, ma che me fai le finte? Non ho capito, scusa. Lui ha cucinato, dovresti ripulire. Datti da fare davvero. Inizia una nuova carriera. Ma che non riesci nemmeno a ripulire una cosetta, su. Dovrei collocarlo effettivamente, ragazzi, un secchio. Anche se poi comunque si riempirebbe e a quel punto staremmo da capo a 12, anche perché il secchio quello ultramoderno, non ce lo vedo. Troppo chic, troppo chic. Che ti succede? Che la votazione produzione di energia pulita ha ricevuto il maggior numero di voti. Che ti succede? Questi, guarda, ci penso io sempre. Che cosa è successo? Stordito per la malattia, lo so, ma loro sono in 3, voi siete in 4, quindi se pure uno sta fuori gioco, ragazzi, ci sta, è fattibile come cosa, vai così. Oh, che bel tiro, sono brava, no ragazze, che ne pensate? Ma devo veramente indossare quelle scarpette ridicole, io voglio continuare a usare i miei tacchi, tesoro, beh, ora non esageriamo. Con i tacchi? Ma saresti scomoda, fidati, io gioco pulito. Anche con i tacchi, va bene, se lo dici tu. Vai, Malefica! No, vabbè, dai, Malefica, bisogna solo prenderci la mano. Dai. Fidati che basterà fare questo. Voi, tra l'altro, veramente... Cioè, sembrate delle comari qui a chiacchierare e a non fare un tubo. Ma smettetela un po' e vedete di fare qualcosa, basta ciarlare, basta, vi interrompo le chiacchiere perché altrimenti qua ragazzi non se ne esce più. Cioè, tu non stai partecipando? Ma devi partecipare tesoro, ma io non lo so, ma basta ciarlare. Che c'è? Sensazione di sofferenza per sentirsi ferita da qualcuno nei paraggi, si sa che fra voi donzelle c'è sempre un po' di competizione, però su via, datevi da fare al momento. L'unica che si sta da... Le uniche due sono loro, tesoro. Tu devi fare qualcosa, perché qui è un attimo che questi dimontano, io te lo dico. Fatemi vedere di nuovo Ursula. Notare che loro lanciano e quelli non fanno un tubo. E Ursula, vai così, Ursula. Pure col lancio, Bello faigo, stai andando a riposarti, tesoro. Ma la prostata non sarebbe il caso di, insomma, preoccuparsene, perché ti vedo. Va bene, lui ha abbandonato la sfida. Basta, Charlie! Ma se chiacchierate, come potete pensare di giocare? Io non lo so, ragazzi, ma... Io non mi sento bene, temo che tra poco dovrò ritirarmi. Già, sì, è quella la scusa, vero? Io devo andare in bagno, eccola là. Questo sta male, questo va in bagno, quello dorme. Uncino, guarda, mi sa che è tutto nelle tue mani, io non vorrei insistere, ma... La vedo drammatica qua la questione. Vai così, Malefica! Dai che stai migliorando, tesoro. Uncino, vai tu! Uncino se l'hai mangiata il coccodrillo. No, Uncino, secondo me non lo so, non l'hai mai presa la palla in mano tu. Esatto, la boccia non l'hai mai presa proprio. Era una finta, ma di quelle proprio cosmiche. Vuoi chiacchierare con Ade? Ma io dico, ma Ade, no, tu non devi chiacchierare Gaston, tu devi partecipare alla partita. Malefica si è ritirata, vediamo cosa farà Crudelia. Ma non va dritta questa boccia del cavolo, tesoro, ma Non so come dirtelo, devi essere tu a direzionarla. Oh, porca pera! Ma si è velata nella tenda con Edgar, raga, ma non è che c'è del tenero? C'è del tenero, ragazzi, io non lo so. Vai, Crudelia, è tutto nelle tue mani, tu sei quella che sta messa meglio di tutti. E vai così, Crudelia, fa strike. Crudelia, fa strike, ragazzi. Ebbene sì. Questi invece chiacchierano, basta, io non ve l'annullo più le chiacchiere. Che non lo sapevo. Ti sei ammalato pure tu a forza di star vicino. Oh, santo cielo, la sfidetta a Crudelia e wow, anche tu te la cavi, bello, eh. Anche Uncino, ragazzi, prurigine per la malattia, va bene. Ma me lo dovete proprio distrarre, Uncino, raga. Già sta messo peggio di Crudelia, poi se voi me lo distraete pure, vai Crudelia, vai tesoro. Volè! E con i tacchi, raga. Con i tacchi, non mi rovinare la pista però tesoro, cioè nel senso ora non esageriamo, ma Capperetti ragazzi con i tacchi è riuscita a fare sto miracolo sta donna, ma vi rendete conto sì o no? Vi rendete conto dico io sì o no? Santo cielo voi non state facendo un ciurlo, ma tu sei guarito così proprio? Boom, in un istante raga, beh del resto lui è un dio, può fare tutto quello che vuole. Devo dire che ci sto prendendo la mano, tesoro, ti stai divertendo? A parte la sensazione di furia che durerà ancora un paio d'ore, ma sono la migliore, dimostrerò a tutti quanto sono figa. Ha giocato una partita da 58 punti. Bene, la nostra ha totalizzato 58 punti. Sono curiosa di vedere Uncino quanto... Dov'è? Uncino quanto totalizzerà? Insulta Uncino, no! No, perché vuoi insultarlo? Perché vedi che si sta dando da fare. È tornato in pista anche Ade, che non conclude una ceppa, però. Ade, sei sicuro che questo gioco faccia al caso tuo? Perché non mi sembra proprio, ti dico la verità, cocco mio. E si è ammalato anche Uncino, ragazzi. Anche lui. E ora interviene. Lascia perdere, sei un po' pante, ho visto come tiri. Nemmeno uno strike hai fatto. Fidati. Non fa per te questo gioco. E stammi lontano con i tuoi germi. Ok, va bene. Stai calma, tesoro. Sei venuta a infastidire il mondo? No, vuole raccontare una barzelletta. Lei ha capito che il nostro va preso così. Cioè, con le battute. Non l'ho capita. Beh, nel senso che non avrei mai belle. Ma non era una barzelletta. Santo cielo, era cattiveria, tanto per cambiare, ma tu sei Crudelia, dovevo aspettarmelo. Guardatele che vanno nello stesso bagno, ma scusami, ci stavo andando io in questo bagno e lei, oh scusami tesoro, nemmeno ti avevo notata, beh, certo, come no. Siamo rimasti io e te Gaston, dobbiamo darci da fare, ma Gaston sta partecipando, Gaston io non lo so, però bello mio, o partecipi o fai altro, tipo cucinare. Ah, santo cielo, qua sotto come va? Uno schifo. Uno schifo, ragazzi. Cos'è? Sapessi. Il topo! Oh, santo cielo, di nuovo quei topi. Ma dovrò sbarazzarmene in qualche modo, tesoro. La vedo difficile. Tu hai preso sto bicchiere. Yzma, da quando sei qua sotto ti nutri costantemente solo di acqua, praticamente. Se non fosse per me, tu andresti avanti a bicchieri d'acqua. Almeno tu faresti questo. Cioè, Jafar... Tu, a parte cercare di andare via da qui, stai facendo altro? Tutto sembra un po' sporco, bisogno di divertimento, topi e terribile amarezza. Dai, veramente l'ha presa molto male, Jafar, ragazzi. Veramente, veramente male. C'è da comprenderlo, purtroppo. Senti, Crudelia, visto che stai qua senza fare un tubo di niente, e sei quella che sta messa, tra l'altro, mi sa meglio di tutti, perché non cucini? Dai, ogni tanto quando vi dico cosa dovete fare, so che non vi piace, però... Non vedila in questo modo, non aiuti soltanto la tua squadra, ma anche la squadra avversaria, però dovete nutrirvi, ragazzi, è un dato di fatto, voglio dire, no? Chiacchiera con Gaston, vabbè, questi non stanno facendo un tubo di niente, la nostra se ne va in bagno, vedete la saggezza, ragazzi? È subito in bagno, non è che attende, Il nostro ha mangiato, ma guardate, cioè, ci credete che questi due, nonostante siano chiusi qua dentro, insieme non riescano a migliorare la socialità? Cioè lui non ce la fa, lei sta una meraviglia, lei proprio non lo so, lo ignora totalmente o lo insulta e si diverte così, ragazzi, non saprei a questo punto. Togliamo, tanto non hai bisogno di trovare un lavoro, e ti lavi le mani, va bene. Però veramente mi dispiace che vivano così, perché non hanno modo di ripulire in questo modo così, ragazzi, cioè... Effettivamente senza un secchio, poverini, come fanno? Dai, lo avete adesso, non avete più scuse. Volendo potreste anche ripulire. Avete il secchio. Voglio vedere se lo fate. Sono curiosa, visto che l'ambiente è tanto sporco. È vero che potreste passare l'aspirapolvere, però vi dà un aiuto in più. Non dite poi che non vi vengo incontro. Gaston, è il tuo momento. Forza, bello. Vai. No, Gaston, che succede? Ah, santo cielo. Colpa di questa pista che si muove. Certo, è la pista che si muove, Gaston. Come no? Tu, vabbè, una volta che sarai andato in bagno, già starai messo molto meglio. Jafar, vabbè, ragazzi, lasciamo perdere. Gaston insiste. Vai, Gaston. Gaston, niente, tu proprio non ce la fai. Ma perché fidati, sono le ciabattelle che ti fanno andare volare via, tesoro mio. Te lo dico io, che succede? Ah sì, perché è stanco. Tra l'altro avrei dovuto, poveretti, anche a loro collocare un cestino dei rifiuti, se no questi piatti ora se li terranno in tasca fino alla fine dei tempi. Però dai, ve li elimino io se fosse, ragazzi, non è un problema questo. Dove sta? Ah, stai andando in bagno? No! Ma dai, fa fuori anche questi! Sei tremendo! Sei tremendo! E ti ci sta bene che ti gira la testa! Sei tremendo! Anche qua devi rompere le scatole! Vai così, Gaston! Sto migliorando, eh! Sto veramente migliorando! Stai in guardia, mia cara! Ah, sì? E Ade la distrae, visto che stava andando verso la pista. Senti, volevo farti una domanda. Sai, giusto per sapere, ho delle allergie e sono dovuto correre in bagno appena ho finito di mangiare il tuo piatto, Crudelia. Per caso hai messo qualcosa di strano? Ma scherzi, vero? L'ho mangiato anch'io e non c'era alcun sapore strano. Gaston ha giocato una partita da 24 punti, per il momento in vantaggio con 56 o 58, ragazzi, ora nemmeno mi ricordo più. 58 c'è la nostra Crudelia. Ebbene sì. Ebbene sì. Lei sta ancora finendo di riposare e lei pure, buonanotte. Tra l'altro c'è chi si è imbucato in tenda. Lei va bene per cavoletti suoi, ma lei si è imbucata in tenda con... Oh! Con Uncino. Uncino si è entrato qua. Ma lei si è imbucata con Edgar, ragazzi, quindi vabbè, forse le coppie, non lo so, ho addocchiato le coppie sbagliate, ragazzi miei. Oh, fermi, non me ne sono accorta, è già iniziato il martedì, è già iniziato il martedì, eh. È talmente presa dal bowling, da questi poveracci al piano di sotto, talmente presa da tante cose che poi dopo, vabbè, tanto comunque, va bene comunque, insomma. Lui sta dormendo, eh? In questo momento finalmente Jafar, ragazzi, è crollato, sta riposando. Vediamo invece cosa fa Yzma. Yzma si nutre. Vedete che se uno gli dà l'input, ragazzi, poi lo fanno, poi mangiano effettivamente. Bisogna dargli l'input a questi qua. C'è una strana puzza nell'aria, è proprio, cioè, l'aria. È l'aria che puzza. Qua c'è uno schifo di quelli apocalittici, tesoro. Chi è che chiacchiera con chi? State chiacchierando? Guarda, io non sono un disco rotto. Fidati se ti dico che me la cavo meglio di te. Sto piatto, tra l'altro, è eccellente, ok. Davvero vuoi sfidare la sorte? Sfidare anche la sottoscritta? Sono la migliore qui finora? Beh, ora solo perché hai fatto un punteggio più alto. Magari chissà quanti libri, inutili libri, avrai sfogliato. L'ho sempre detto che le donne che leggono libri sono pericolose. Certo, tesoro, come no? Hai ragione tu. Allora, vediamo Uncino. Uncino sta andando in bagno. Oh, per la peppa. Cioè, vi prego, chi andrà a quello manomesso? Ursula. Ursula, attenta, tesoro. Non a caso, tu lo sapevi, vero? Era nei vostri piani, ma non mettere il water. E tanto ve lo riparate. Cioè, raga, ve lo riparate. Non me ne frega un pero di niente. Ah, così magari avrà un qualche tipo di svantaggio, tipo io uscirò prima dal bagno e lei dovrà ripararlo. E perché dovrebbe ripararlo lei? Oh, si è fatta la doccia, povera, ma che schifo! Non è questo, vero? Questo non significa essere la regina di tutti i mari, tesoro. Eh no, non era proprio questo il significato intrinseco della vicenda. Tesoro, il piatto lo do a te, va, che sei sveglia. Guardate che genio! Oh, fermi, perché lui è un genio del male, raga. Prima li sfaccia e poi li ripara. Ma io non ho parole, vi giuro. Non ho parole. Questo è avariato, tesoro. Vabbè, dai. Al limite li collocheremo al piano di sotto, non ci sono problemi. Lui si diverte, raga. Si diverte a fare lo scemo, fondamentalmente. Fermi! Il nostro Jafar è fiducioso, nonostante tutto lo schifo, è fiducioso, lui se ne andrà da qui, ragazzi. Ora vuole cantare in duetto al karaoke, ora, Jafar, dovevi pensarci prima. Prima dovevi pensare, è durata poco la fiducia, ragazzi, mentre la nostra è felice. Ah, lo vedo già che cederà. Questo non regge una settimana intera, ma dici tesoro mio, chi lo sa? Ripulisci, mentre il nostro qua che fa? Io ho il cuore a pezzi. Mai, mai avrei pensato che il mio futuro sarebbe stato questo. Io dovevo essere il sultano. Lo so, tesoro, mi dispiace tanto, ma non è andata proprio come immaginavi. Lei sta una meraviglia, ragazzi. Cioè, guardate la differenza fra lui e lei. Ma come cappero fa lei a stare così a 1000? Lui non ce la fa, ragazzi. Non ce la fa a riprendersi. Da quando è entrato qua dentro, poverino, mi dispiace dirlo, ma sembra andare lì. Il povero Jafar. Guardate lei invece, sta proprio sul pezzo, del tipo, vuoi fare una sfida Jafar, ma non sei stanca? Oh sì, ma figurati se mi faccio fermare da questo, però stai attenta che tu sei un pericolo, Guarda un po', vogliamo fare chi lascia il punteggio più alto sul tabellone? Io ho fatto già 4 punti. Ma lui non mi sembra abbia intenzione di giocare con te, tesoro mio. Lui al limite, ecco, nutre la polvere. Ma più di questo, nada. Tra l'altro hanno ripulito. Chi avrà mai ripulito, ragazzi? Chi? Me lo sono perso, mannaggia la peppa. Ma uno dei due ha ripulito. Fatemi un po' vedere se c'è traccia, magari. No. Abiti usati, ecco, stiamo messi bene. Sì, a parte che lui custode di batuffoli di polvere, vabbè. Trascuratezza, non lo so. Oh santo cielo, non è la stanza che puzza, è proprio lui, tesoro. Diciamo che è tutto un mix di sapori, di profumi, di odori, una tragedia. Cos'è? È Jafar che è svenuto, tesoro. Allarme spoiler proprio. Qua voi avete finito? Vi siete riempiti la pancia? Forza! Fatemi vedere però. Ma qui Gaston è fuori gioco. Edgar, ma tu sei fuori gioco proprio da tanto tempo, ma che cosa cappero stai facendo? Ursula sta pulendo il water, mi sembra ragionevole. Questo. Ma come l'abilità di videogioco, Uncino? Cioè ti stai sfogando così con i videogiochi? Gioca una partita, ma io dico questa è la partita che dovresti giocare, Uncino. Di che stanno parlando? Oh, scossa ragazzi, scossa! Vabbè dai, vedete il lato positivo, eravate sul tetto, sicuramente dovreste averla sentita meno rispetto a questi poveracci che stavano qua sotto. Com'è andata? Terribile, la doccia stava per rompersi, ma quando? Ma cosa dici? Edgar si è svegliato, cosa è successo? E subito viene a mangiare però. Guardatela lei, ma lei ha proprio intenzione ragazzi, cioè di fare il... si è messa addirittura le scarpette giuste. Onde evitare magari di correre il pericolo, il rischio che qualcosa possa andare storto. Nel frattempo questo è svenuto, ti pigli il piatto tesoro mio. Ha acquisito l'abilità di comicità, ma guarda, non lo so se è il caso di fare la comica con lui. E questo sta male un'altra volta ragazzi, questi si ammalano così proprio. In un istante la malattia, che state facendo? Troppi lavoretti per la pulizia e conflitto irrisolto per sentirsi amareggiata nei confronti di qualcuno nei paraggi. Vediamo Uncino alla... livello 3 per Crudelia, ragazzi. Io ve lo dico, qua va a finire male. Qua finisce male, secondo me. Voi non ve la sapete cavare, raga. Guardate lui che è venuto qua, tra l'altro malato. E che sta facendo? Sta guardando oppure vuole giocare? Vediamo un po'. Quando saranno tutti svegli, allora ricreerò di nuovo le partite divise insomma fra i due gruppi, però per il momento voglio vederli all'opera così. Crudelia contro Gaston, ragazzi. Sarebbe carino anche fare le... Santo cielo, te l'ho detto, quelle ciabattelle non aiutano. Fare anche delle mini sfide, cioè in che senso? Qui abbiamo Ade, abbiamo Capitan Uncino, abbiamo Gaston e abbiamo Edgar. Cioè, loro sono 4, mentre le donzelle sono 3. Quindi sarebbe carino fare un 1 contro 1, lasciando fuori ovviamente però un personaggio, magari in questo caso a turno quello che sta messo peggio, tipo qui mi sembra sia Ade. Sì, tipo Ade in questo caso non gioca, ma giocano Ursula e Malefica. Potrebbe essere un'idea, ragazzi. Allora facciamolo, iniziamo con questi due. Certo, lui è un po' in svantaggio perché non sta bene, c'è da dirlo, però ragazzi calmatevi, fermi. Ora facciamo, no, non puoi sfidare nessuno, vieni qua, vai qua, togliti dalla pista, può farlo lui? Fermati invece di chiacchierare, invita a giocare a bowling, facciamo solo per 3 frame, Crudelia, voglio proprio vedere fra i due, basta! Fra i due chi vince? Fidati, vincerai tu. Lei è da pollice in giù, dai, diciamocelo. Un consiglio, approfittane finché c'è la luce, perché poi potresti non vedere bene la boccia. Ma che è la cataratta? Scusami, Edgar. Edgar sta cercando di distrarla. Ascolta, Crudelia, hai visto che bella giornata di sole che c'è, no? Che ne dici? Non ti si rovina la pelle tu che sei così chiara a stare quassù? Dovresti andare al piano di sotto. Non me la incanti, bello, ma che ti pensi che basta sto trucchetto? Figurati, nonnetto, ti faccio vedere come si fa. Beh, tesoro, non è stato proprio un tiro dei migliori, oh santo cielo. È per i tacchi, tesoro, te l'ho detto. Oh, è fiduciosa, ragazzi, vediamo un po'. Cos'è? E sì, il sorcio, sempre, va bene. Lei è fiduciosa, sta messa così, ancora se la cava, lui, ragazzi, invece... Ma non ti sei riposato nemmeno un po', Jafar? Fate una sfidozza, dai, può essere carino far fare anche a voi una sfida, fermi tutti, dai, gioca con, fate una sfida, vi prego, fate una sfida, tanto siete entrambi stanchi, quindi è vero che lui sta messo un pochino peggio, però dai, una ulteriore mini sfida all'interno della sfida, vai, cioè, non c'è nessuna sfida in realtà ragazzi, però dai, vediamo un po', guardate lei come osserva, forza Jafar, non abbiamo tutta la notte. Oh oh, beh, Jafar se la cava, ha fatto già 2 punti. Che dici, Yzma? Vediamo. Per ora sì. 3 punti, cara mia. Tocca a te, Yzma. Vediamo un po' cosa mi combini, Yzma. Riuscirà Yzma a superare il punteggio di Jafar? Sto scegliendo la traiettoria, sì, vabbè. Boom. Ah, quindi abbiamo di videogioco, va bene, poi torno da voi. Fatemi vedere intanto questi qua, poveracci. Eh no, Yzma. Ah, niente, vince Jafar. Yzma, ti prego, Yzma. Puoi chiedere però la rivincita se vuoi, eh. Yzma, stai ancora insistendo? Lascia stare, tesoro. Dai, fatevi un riposino entrambi e poi... Ecco, no, non era quello il luogo migliore, ma va bene. Basta! Ma santo cielo, ma voi state ancora giocando, sì o no? E arrivano a rompere le scatole. Gaston, tu hai capito che c'è una sfida in corso, vero? Chiamiamola sfida, ragazzi, ovviamente. No, non sono riuscito a mettere l'anello al dito a Belle, ma ce la farò a vincere questa gara, Edgar. Te lo dico io, va bene, se lo dici tu. E lui va, l'anello è sopravvalutato, fidati. Sì. Oh, lei sta guardando, stai, come dire, cercando di rubacchiare qualche mossa di quelle che c'è. Fai fichi fichi in una tenda! Non ci credo, ragazzi. Ma veramente, Malefica? Ah, guarda, dovranno trasferirsi ai piani bassi perché noi vinceremo. Dici davvero? Ma certo che vinceremo, va bene. Allora, sentite donzelle, visto che siete qua, perché non mi tenete impegnati, insomma, chi di dovere? Facciamo mini sfida tra, invita a giocare a bowling, tra la nostra Malefica e Edgar. Visto che tanto ha da chiacchierare, Edgar, vai! Edgar, vai a giocare! Ora anche Uncino è venuto qua a rompere le scatole, ragazzi. Ma io non lo so. qui come sta andando? Vuoi chiedere la rivincita, tesoro? Dai, fai gioca con. Chiedi una rivincita a Jafar. Ma che cappero state facendo? Ma no, a Jafar. Chiacchiera con Jafar, vai. Jafar, non sono una che si arrende. Oh, santo cielo. Di nuovo quel ratto. È tuo amico per caso? No, tesoro, vive qui. Vogliamo fare una rivincita a lui quando vuoi, nonnetta. Vabbè, ma non è questo il modo, però, E lei fa già un punto, ma non mi sembra che Jafar abbia intenzione di partecipare, tesoro. Dai, hai fatto 3 punticini. Vediamo quanti ne fa Jafar. Facciamo conto che sia una sfida. No, non ce la fa, tesoro, perché è troppo teso. Non è come te che sei fiduciosa di riuscire, come dire, a cavartela qua. Lui non ce la fa. Ah, l'ho detto che è un debole. Vabbè, tesoro, stai calma anche te, Oh... Notare come Uncino vada a cercare di distrarre qua gli avversari. Sarebbe utile mettere un'altra pista, ragazzi, che dite? Lo Smane, che per il momento sta solo guardando, a invitare a giocare a bowling una partita da 5 frame, inviterà ovviamente Uncino. Vai! Invita Uncino, così ognuno di voi si sta facendo la sfida a questo poveraccio. No, ma quale poveraccio? A mano messo un altro water. Vai in tenda. Cioè, ti sei svegliato solo per mano mettere un water. Vergogna. Ah, santo cielo, ragazzi miei. Fatemi vedere un po' qua come va. Ah, pensano di vincere. Ma vi siete tolti la maglietta per poter... Crudelia ha vinto la partita, ragazzi. A bowling con il punteggio di 58. Dico, voi vi siete tolti la maglietta per prendere il sole? Fare i fighi con le signore qua? Vabbè. Mi dispiace, Cocco, per te solo giornate di pioggia. Torna pure da Crudelia quando vorrai una rivincita. La regina, ragazzi, regina del bowling, per aver vinto una partita bowling. Avia la regina del bowling. E lungo sia il suo regno. Ah, avete capito bene, ragazzi. Crudelia se la cava alla grande. Vai così, tesoro. Complimenti. Qualcuno prenda il piatto. Tu, Gaston, che hai perso. Che hai perso e eccola là. Furia per lo scherzo. Il fatto di essere stato colto sul fatto e umiliato in quel modo instilla in Gaston una rabbia profonda. Ha barato per aver perso regolarmente una partita. Non osare chiedere a Gaston come è stato imbrogliato a bowling da un altro sim, dovrebbe essere ovvio. E intanto anche Malefica ha raggiunto livello 3. Ragazzi, no, è troppo bello. È troppo bello. Edgar, il livello 2. Vai così, Edgar, facci vedere tutta la tua classe. Avete visto? Ci vuole un fisico come il mio per vincere. Va bene, se lo dici tu, tesoro. Jafar intanto dorme, mentre Yzma... Sì, vuole ridere sulla tomba di Grimilde, l'abbiamo capito. Grimilde, il mio vicino mi ha appena mandato un SMS. Dice che il mio record dello Smanet Show è stato battuto. Ti andrebbe di riprovare... No! Ma stiamo scherzando? Ah, donzelle, lasciate fare. Non siete all'altezza di questo compito, insomma. Neanche se cercate un tutorial su internet, vero? Con lo smartphone, vero Edgar? Ma certo! Noi siamo più bravi. Come no? Intanto io ho vinto la partita, dice Crudelia. E beh, ma Gaston è un lama, vero? Vero, capitano? Sì, senti che da che pulpito. Sono sicura che perderete anche voi. Va bene, ok. Questi ragazzi fanno con briccoletta invece di sfidarsi. Vedrai, Edgar. Perderete come? Va bene, ma è una bella cosa questa. Però dico... Se non giocate... Scusami, tesoro mio. Ora non voglio contraddirti, però... Vai, Malefica, all'opera. Ma avete visto la gambetta? Caspita! Per poco! Sì, tesoro, caspiterella proprio. Intanto abbiamo una Malefica puzzolente, ragazzi. Sì, una Malefica, scusate, una tutte le stavo dicendo. Una... Tu la devi smettere però, Ade, veramente. Dicevo, una Crudelia. Potrebbe essere possibile collocare delle docce qua? Ragazzi, va bene? Questo lo mettiamo qua. Oh, qualcuno di voi ripulisca, datevi da fare, avete le docce, potete lavarvi, non avete scuse, avete tutto quello che vi serve proprio qui, proprio qui. Questo sta ancora riparando, poveraccio. Gaston, bravo, sei un lama, Gaston, dovevi lasciarlo così, no? Almeno mettevamo in difficoltà le donzelle, fesso, anche per noi sarebbe stata una difficoltà. Bravo Gaston, vaglielo a dire, vaglielo proprio a dire. Ade secondo me non ci sta tanto col cervello, tra l'altro non è che abbia pulito, cioè ha solo riparato, ma non ha ripulito. Allora tesoro, come va? Tu sei felice come una Pasqua, ma sempre stanca. E giochi una partita, va bene. Mentre invece Jafar, ragazzi, niente, non ce la fa. Non si riprende. Io volevo far fare una sfida, ma se lui è molto teso non ce la fa. Purtroppo. Che succede? Metti il carico da 100? Jafar, devi imparare a rilassarti. Ti vedo troppo teso. Fidati che è possibile vivere anche in una condizione del genere. Certo, è una guerra stare qui e non è adatta a una donna del mio calibro, però... Se ce la faccio io, può farcela chiunque. Notare la mossa strafottente di Yzma. Dai, hai il cuore a pezzi, puoi sempre ritirarti se proprio non ce la fai, Jafar. Insomma, ora perché hai preparato un pasto non crederai di farcela stare qui, smettila! Smettila, Yzma, mi stai stressando! Eh beh, effettivamente, e lei sviene. Ole! Tu, sempre malato, vedo, va bene. Le partite qua dureranno 800 secoli. Inizia a puzzare, tesoro. Vai così, vai, vai così Ursula, vai, facci vedere. Olè, ma ragazzi! Santo cielo! Ma Ursula! Sono sconvolta! E complimenti anche ad Edgar! Ma il lancio di Ursula, ragazzi, mi ha lasciato veramente senza parole. Un lancio ogni 45 anni, però ma perché non ve ne andate a dormire? Si vede che siete provati, non fa per voi. Edgar ha giocato una partita da 65 punti. Ma ha vinto quindi? Fatemi capire, fermi tutti, scusate se interrompo un attimo, ma lei... Ah, quindi ha vinto Edgar, deduco, perché... Tra l'altro il punteggio è anche più alto, perché quello di Crudelia è stato 58. Avete visto Edgar? Edgar, ma caro, è un periodo che me stravinci proprio, eh? E c'è questo faccino così, ma no, ma gioisci della vita, Edgar. Proprio dovresti essere super felice, eh? Se la smetteste di chiacchierare, sono sicura che la partita durerebbe molto molto meno. Io speravo che, ragazzi, giocando tutti... in simultanea sarebbe andata meglio, invece anche per il ciurlo, perché questi proprio si devono sempre mettere in mezzo, cioè anche se stanno giocando interrompono e vengono a disturbare fondamentalmente. Qua che succede? Jafar, veramente credimi caro, sei altamente provato, direi che è evidente, lascia stare. Non hai la fiducia che ho io sono certa di farcela. Sì, però ti stupisci sempre per i topi, tesoro, voglio dire, insomma, su. Non mi sembra il caso adesso, no? Tra l'altro, quante porzioni vi sono rimaste? Oddio, notare Jafar. Io ce la devo fare, io ce la devo fare. Saltella, ragazzi, per darsi coraggio. O per far fuori, non lo so, qualcuno qua. Ma no, dai, sono così adorabili. Dicevo, con quante porzioni siete rimasti? Con 6 e ce n'è di cibo. Fermi che qualcuno qua... ha fatto un tiro, mi sa lui ha fatto il tiro quello infuocato. Vai così Uncino se sei stato tu. Basta Uncino, ti sei arreso? È che non sto bene, qualunque scusa è buona. Vero Uncino? E intanto guardami. Ma io sto male davvero, capisci? Devo ritirarmi? Sì, è uscito un attimo dalla doccia ignudo. Quindi ti sei ritirato, 93 punti! Ragazzi, Ursula ha fatto 93, cioè veramente Ursula, complimenti, tu pulisci i bagni, ma veramente complimenti, bella di casa, e chi se lo sarebbe mai aspettato? Cioè veramente un bel punteggio, ragazzi, Yzma e Jafar si odiano! No! Che capper è successo? Reputazione atroce per Yzma! Una reputazione come quella di Yzma può suscitare reazioni intense. I sim che incontra possono addirittura reagire molto negativamente alla sua semplice presenza. Con una reputazione così tremenda può essere difficile stabilire rapporti con altri sim e la risposta è la corruzione. Corrompi altri sim per la loro amicizia o i capi per un aumento del rendimento lavorativo. La soluzione è sempre il denaro. Infine, tutto sommato, Yzma potrebbe anche approfittare della reputazione che si è creata. Ora può organizzare la sua personale festa del ridicolo, cerca solo di non far morire dalle risate l'ospite d'onore, intesi? No, vabbè ragazzi, mi rivolgo a voi, la facciamo organizzare a Yzma qui la festa del ridicolo, io non l'ho mai vista Non ho nemmeno idea di come si potrebbe organizzare, cioè, le altre cose. Ma come si fa? Scusate, voglio vedere una cosa, ma... Cioè, quindi, per esempio, prendiamo questo giorno a caso, no? Se aggiungo un evento posso organizzare la festa del ridicolo! No, ragazzi, i premi della sfida, i premi per il livello d'oro comprendono un trofeo gabinetto fiammeggiante e una bambola voodoo, oltre a un aumento della fama e una perdita della reputazione dei sim presenti. Le feste del ridicolo sono i raduni del lato oscuro della società, criminali disadattati e manigoldi. Si sentiranno a proprio agio a questi eventi estremi. Nomina un ospite d'onore e mettilo alla berlina con scherzi feroci e storie tratte dal suo passato. Non c'è dubbio che tutti si divertiranno alla grande. No, ragazzi, io ve lo chiedo, la organizziamo una festa del ridicolo qui nel Tugurio per, ovviamente, l'ospite d'onore sarebbe Jafar. La vogliamo organizzare visto che si odiano? Deduco che dovrebbe venire bene. Potremmo organizzarla nel prossimo episodio, quindi il mercoledì. Fatemi sapere, ragazzi, nei commenti se per il prossimo episodio vorreste assistere alla festa del ridicolo organizzata da Yzma, che avrebbe come ospite d'onore il nostro Jafar. Io, ragazzi, non dico niente, ma fatemelo sapere voi nei commenti, non voglio aggiungere altro. Hai visto che punteggio che ho fatto? Dovrei provare a dedicarmi anche al baseball, sono sicura che riuscirei alla grande. Lei dice, ah, tutta questa attività fisica mi fa venire il mal di testa, non c'è più il mio divano, o il mio idromassaggio. Intanto però Edgar mi ha raggiunto il livello 3. E anche Ade, ragazzi, si sta dando da fare. Anche Ade. Guardate Edgar. Olè. Beh, non si direbbe però, che hai raggiunto il livello 3. Lasciatelo dire con tutto il dovuto rispetto. I mascoli, tra l'altro, si sono... Che c'è? Perché c'è Crudelia? No, Crudelia è qui. Ma che te... Perché pensi a Crudelia, Gaston? Gaston, te l'ho detto che tu formeresti una splendida coppia con lei. Bravo Edgar! E vai così, il maggiordomo spacca! Vai così Edgar, il maggiordomo spacca davvero. Complimenti Edgar. Dì la verità, hai pagato qualcuno per vincere quella partita, Crudelia? Oh santo cielo, ancora non ti sei rassegnato all'idea di aver perso, è patetico. Veramente Gaston, patetico. Datela a pesca, Gaston. Ok, va bene, pesce rosso anche per lei. Va bene. E lei interviene. Ma si può sapere cosa succede? State sempre a discutere voi due. Oh, lascia stare. Sta dicendo che ho barato. E hai barato, vero tesoro? Ma certo che ho barato. Non facciamolo sapere a quel stesso, però. Ok, va bene. Del resto, ragazzi, aspettarsi una partita corretta da parte dei villains sarebbe pura follia. Tu, cara... Ma stai bene? Ma perché? Ah, ti vai a rilassare. Ma sei felice? Dico, più rilassata di così, ma che te manca? Vabbè. Gaston, grazie per il tentativo di ripulire, andato a vuoto, ma ecco qua. È di nuovo lo schifo, ma me lo immaginavo che poi sarebbe finita così, insomma. Ragazzi, Edgar oggi vuole proprio darci dentro, ambiente lurido. Hai ragione, Edgar, mi dispiace. Toh. Prenditi i panni, va, che tu sei uno a posto... Che sicuramente poi farebbe il bucato. Vai. Vai Edgar. Devo dire che te la cavi Edgar. Però complimenti. Sei sicuro di non voler preparare un pasto? Di non volerti dedicare ad altro? Non è quello il tuo settore? Edgar? Ma stai scherzando? Devo dire che ho trovato la mia strada nel bowling, mia cara. Ah, dici, Eppure non si direbbe. Insomma, diciamocelo. Dovremmo discutere davanti a un cappuccino, ma la tua postura è decisamente sbagliata, Edgar. Beh, tu sei un'intenditrice. Sì, ovvio, un'esperta proprio, raga. Oh, brava, vai a farti una doccia, che qua, se no puzzate tutti. L'hai vista che si è denudata? Nemmeno la visione celestiale di Malefica ti ha distratto. Io sono un tipo da pollice in giù per queste cose. Capisci? Non mi faccio distrarre da queste sciocchezze. Ma ho capito, devo farmi io una doccia? Per distrarti, tesoro, ti prego, basta. Edgar proprio non si fa distrarre da niente. Guarda, piuttosto mi chiudo in tenda. Mamma mia, Edgar. Non sei stato molto gentile, però. Uncino, come va? Tutto bene? Vabbè. La nostra qui che sta facendo? Sta... Ah, sta navigando su internet. Come investire con un treno, Edgar? No, beh, al limite come fargli prendere, che ne so, il treno per Timbuktu. Dai, smettila di infastidire Edgar, sei quasi più fastidiosa di me e vuol dire... C'è un'impresa, eh? Mi lasci come una statua. Sentite, ma volete fare una sfida voi due? Lei è stanca però. Dai, Malefica, fatti una sfida con Ade. Ade. Anche Ade è stanco. Dovrei far gareggiare i due nati stanchi qua, ragazzi. Dai, invita a giocare a bowling. Da 3 frame. Facciamo una partita da 3 frame con Ade. Tra l'altro lei stava proprio per urlargli contro. Ma per quale motivo però? Tesoro, è qui la partita, eh. Tesoro, invita a giocare a bowling, abbiamo detto 3 frame. Ade, prova. Non ce la fa, ragazzi, troppo stanca forse. Ade è qui, io ti aspetto, se vuoi giocare. Non si direbbe, Ade, non ce la fa. Quindi dai, reimpostiamolo e facciamolo sfidare da Malefica a questo punto. Malefica, che stai facendo, tesoro? Ah no, lei sta cucinando. Sai, spero proprio di scrivere un nuovo capitolo della mia vita dopo questa esperienza malefica. Ah sì? Ovvero? Eh? Speri di vedere la tomba di Peter Pan? Ma sì, qualcosa del genere. Mamma mia, ragazzi. Siete un po' estremi, devo dire, eh. Che stai facendo? E me hanno messo di nuovo il water. Tu sei proprio maligno, Ade. Sei maligno. Vattene in tenda, guarda, è meglio che stai lì. Oh, è santa Peppa, ragazzi, ma non si può defar proprio qua, eh. Qui come sta andando invece voi? Sì, a parte ora di ridere di Grimilde, dico, per il resto come va? Lei è energica, ragazzi, lei sta sperimentando tutti gli stati del mondo, addirittura fa stretching... Cioè, voglio dire, e invece sto poveraccio vive là davanti con la speranza che qualcuno apra la porta. Io invece ho il torcicollo. No, dai, Jafar, però, bello mio, su. Dai, fatti incoraggiare da Aladdin. Proprio lui, insomma. Cerca di recuperare un po' di entusiasmo. Puoi farcela. Io so che puoi. C'è il genio qui, c'è qualcun altro. C'è una famiglia qua, ragazzi, proprio... Di palle di polvere. Ok, che c'è? Chiacchiera con Jafar. Ma vi odiate. Raggiunto il livello 3 per Capitan Uncino. Vabbè, tu qua che stai facendo? Ma vi state messaggiando con Jafar? No, non si può defar. Chiacchiera con Ursula. Senti, ma tu potresti sfidare qualcuno qui? Sono 12 ore che stai cucinando, tesoro. Tu come stai messo? Beh, tu hai fame. Lei che fa? Urla parole proibite. Che c'è? No, non ho letto, ragazzi. Fermi, che cos'è? Sì, senza lavoro. Lo so, ma tu sei ambiziosa, vero tesoro mio? Sì, io lei... Ed è avida. È avida. Proprio bene, ragazzi. Sì, è proprio avida. Qui? Beh, spero che tu abbia cucinato qualcosa di decente, non una brodaglia. Perché la prossima volta, invece, di lasciare a me questo ingrato compito non te ne occupi tu? Dovresti ripulire piuttosto, tesoro, guarda, ci hanno provato, Devo dire la verità, ci hanno provato, però a questo punto non si può fare nulla, sai, è pieno il secchio. Vai così, Uncino, ti vedo carico. Ti vedo carico. Senti, vuoi sfidare Malefica? Dai, Uncino, lascia stare. Fai, invita a giocare a bowling, 5 frame, Malefica. Malefica accetta la sfida? Sì, pur di non parlare più con Ade, secondo me accetta la sfida. Vai, tesoro. Qui, raga, tutti una chiacchiera e nessuno conclude una cippa lippa. Tra l'altro tu, scusami, vuoi fare un allenamento di potenziamento muscolare? Allenati. Fai stretching, bravo. Oh, che abbia inizio la sfida. Finora il punteggio più alto l'ha ottenuto Edgar, mi sembra. O Ursula. Ursula, ragazzi, forse, sapete che non mi ricordo chi ha fatto 90 e passa punti, non me lo ricordo già più. 93 punti, Ursula. Sì, Edgar era al secondo posto, Ursula avevo, ricordavo vagamente, bene, proprio vagamente, raga. Passa l'aspirapolvere, ecco, questa può essere un'idea. Allora, Malefica, vuoi scrivere anche tu, immagino, un nuovo capitolo della tua vita? Stai cercando di distrarmela, eh? Ottima strategia. Ah, santo cielo, il tiro doveva essere migliore. Io posso anche impegnarmi, però, Uncino, se tu fai sti tiri non c'è speranza. Eh sì, effettivamente hai ragione, eh. Ha ragione, sono già le 22, ragazzi. Ma Edgar, tu che cappero stai facendo là? Fammi capire. Tocca a Malefica. Malefica tesoro, vai. Guardate, con la giravolta, falla anche un'altra volta e mi lascia su soltanto un birillo. Cioè, devo dire che qua già si è capita un po', si è capito un po' l'andazzo. No! No, ti stai ritirando per malessere. Poi dite a me, eh? Bella scusa, cocca. Bene, dai, andate avanti voi. Guardate che movimenti! Complimenti, ragazzi, entrambi. Sono già le 22:30, ragazzi. Queste due giornate sono proprio volate. Lei è qui che mangia. Lui sta giocando, però si sente, insomma, un po' sopraffatto dallo schifo. Niente, è toppato il tiro per Uncino. Vai così, Edgar. Hai capito, Edgar? Bravo, Edgar! Complimenti veramente a Edgar, ragazzi. È stato bravissimo. E qua qualcuno ha fatto fuori una doccia, giusto per non perdere le belle abitudini, ragazzi, quelle proprio sane, capito? Nel frattempo andiamo al piano di sotto, perché, insomma, io devo sempre buttare un'occhietta a questi due, eh. Oh, guarda che bel capolavoro, Yzma, con quella mascheretta lì facciale, proprio sta una meraviglia. E mentre la nostra... cioè il nostro sonnecchia, lei si sveglia e dice: cos'è? Oddio, è Uncino! No, non è vero, è Jafar prima di tutto, e poi quello era un topo. Ah, però ha la faccia da topo anche lui. Forse mi sono confusa. Tesoro, smettila, dai! Santo cielo! Cattivella che non sei altro. Che succede anche qua? Ed è Yzma a riparare, ragazzi. Nonostante la stanchezza, è Yzma a riparare. Sta donna la vedo proprio più intraprendente, la vedo proprio più... non lo so, ragazzi, fatemelo sapere voi nei commenti cosa ne pensate, però secondo me, sì, lei parla con gli amici immaginari. Fai un peto! Oh, santo cielo, da te non me l'aspettavo. E ha raggiunto il livello 3 di manualità per Yzma, mentre ha raggiunto il livello 4 dell'abilità di bowling, il nostro Edgar, che può selezionare la boccia da bowling blu marmoreo. Va bene Edgar. Restiamo questi ultimi secondi di gioco qui nel tugurio, a questo punto, ragazzi. Il martedì sta per concludersi e io, devo dire, mi sono divertita tantissimo a giocare con loro queste due giornate, sia qui nel tugurio sia con i nostri durante la sfida. Attrezzare là un po' tutto sul tetto, insomma, anche per permettergli di riposare, per permetterlo di andare in bagno, di lavarsi, insomma è stata divertente come esperienza, devo dire, mi piace. E stop! Siamo ufficialmente, ragazzi, al mercoledì. La situazione è la seguente: abbiamo una Yzma a disagio, ma devo dire con gli abiti asciutti, per aver indossato del bucato asciutto, dove l'ha preso io non lo so. Poi ricarica per il pisolino, cioè vedete, lei basta pochissimo e già carica come una molla. Cameratismo per essere a un raduno del club. A Yzma piace da matti questo raduno del club. Poter fraternizzare con sim che hanno le stesse idee è il massimo, bisogna farlo più spesso. Questo stato morale può essere modificato acquistando un'atmosfera del club dal pannello dei vantaggi del club, va bene. Poi effettivamente è furente con i sorci, perché la svegliano in continuazione. E ragazzi, tutto sembra un po' sporco, ma voglio dire, come minimo. Poi abbiamo invece, dov'è il nostro Jafar? Jafar, ragazzi, sta messo decisamente peggio. Vediamo un attimino un po' anche lui. Topi, sì, per aver notato molti topi. Questi insetti si comportano come se fosse casa loro, ma è casa loro. Deve divertirsi, non ce la fa, ragazzi, a recuperare del divertimento. Tutto sembra un po' sporco anche per lui. Sfinimento, perché effettivamente è molto provato, anche arrabbiato pure lui per via dei sorcetti, e soffre di solitudine il nostro Jafar. Non riesce, nonostante sia circondato da polvere, da sorci e ci sia Yzma, non riesce minimamente a... migliorare questo suo stato. Poi abbiamo cameratismo anche lui, tuttavia lo rende felice, mentre invece a lei mi sembra la rendesse energica. E il nostro anche, no, il nostro abiti usati, per aver indossato del bucato usato. L'abito di Jafar non è propriamente fresco di lavatrice, ma d'altro canto non rischia di essere rimproverato per averlo indossato, qua sotto no, sicuro, guarda, per averlo indossato. Dedica però un po' di tempo a fare il bucato nei prossimi giorni. Ok, e i nostri partecipanti qua al Tugurio, ragazzi, stanno messi così. Poi abbiamo, per il momento, perché io li lascerò proprio qua, notare che Ade ha manomesso un'altra volta il water, ragazzi miei, è una disfatta totale. Abbiamo Edgar, che mi ha raggiunto il livello 4 di bowling e tuttora, ragazzi, detiene il secondo posto a livello di punti per la partita meglio giocata, a questo punto direi, no? Restando in tema dei punti. Poi c'è Gaston, ragazzi miei. Gaston ha raggiunto il livello 2, 81%, quindi anche lui comunque si è dato da fare. Per quanto riguarda Uncino, abbiamo un livello 3 al 65%, quindi anche lui, devo dire, ci ha dato dentro. E poi invece il bowling a livello 2 un buon 95% per il nostro Ade. Diciamo che fra tutti e quattro quello che si è, scusate, sì, fra tutti e quattro 1, 2, 3, 4, sì, chi si è dedicato meno è stato Gaston, ok? Gaston mi ha intrattenuto più le donzelle. Per quanto riguarda proprio le donzelle abbiamo Crudelia, che comunque si è dedicata parecchio, penso. Bowling livello 3 al 55%. Ursula, che detiene il record, ragazzi, la regina del, non solo delle riparazioni ma anche del bowling, la nostra Ursula, che con un livello 3 al 24% però è quella che ha fatto il punteggio, la partita con il punteggio più alto, erano 93 punti se non ricordo male. E infine Malefica, che mi ha ottenuto il livello 3 al 39%. Fra le donzelle credo che sia proprio Ursula quella messa peggio, infatti a livello di abilità, però per assurdo è quella che ha fatto meglio, di tutte e tre è quella che ha fatto meglio. Chissà, ragazzi, come andrà, perché io ho intenzione di vederli ancora all'opera, ovviamente non li terrò qui fissi, alternerò, magari, ecco, nel prossimo episodio li manderemo di nuovo un po' ai piani bassi, ecco, in modo da non stressarli troppo, e ci dedicheremo alle sedute spiritiche, però sì, l'idea del bowling non mi dispiace. Poi ovviamente quando la settimana di libertà sarà finita, al limite tutte queste cose le collocherò nell'inventario, e tanti cari saluti. Dunque, ragazzi miei, direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Io vi domando fin da subito quale prova vorreste vedere come terza prova, quindi c'è ancora tempo per decidere, però fatemelo sapere nei commenti se c'è qualcosa in particolare che vorreste vedere. Vi chiedo anche se dobbiamo organizzare o meno la festa del ridicolo giù nel Tugurio con Yzma e Jafar. Chissà, magari che questa festa, ragazzi, non possa in qualche modo risollevare gli animi, però io lo chiedo a voi perché mi sembra corretto domandarvelo. E ci fermiamo qua per questo episodio. Se vi è piaciuto, come sempre ovviamente vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che all'interno della descrizione di tutti i miei video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, la programmazione del mio canale, le mie playlist, i link ai canali dei miei amici youtubers, e come sempre vi invito ad andare in tutti i loro canali, iscrivervi, attivare le campanelline, mettere mi piace a tutti i loro video, ma soprattutto commentare. Quindi, ragazzi, sosteneteli perché ne vale infinitamente la pena. Direi che io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata, una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio, ma soprattutto vi ringrazio per avermi tenuto compagnia. Spero che vi abbia fatto piacere, che vi siate divertiti. Io mi sono divertita tantissimo e ringrazio ancora chi mi ha proposto sia l'idea del tavolo delle sedute spiritiche ma anche l'idea del bowling, quindi davvero vi ringrazio di cuore. Ci vediamo nel prossimo episodio. Io vi auguro un fantastico inizio settimana sul Simmers. E non...